Ok, siamo pronti. Iniziamo. Let's start. Okay, let's go. Welcome to class 3. Benvenuti nel class numero 3, la lezione numero 3 del corso ICI 3. Caro, ti traducono in 10 lingue. La prossima volta puoi presentarti in volgaro. Allora, questo è un corso di meditazione che si chiama Meditazione Applicata. È quello come noi possiamo cambiare la nostra vita nel modo migliore. Se imparate a meditare e lo farete regolarmente vuol dire almeno 6 giorni alla settimana. Se voi meditate regolarmente, se voi diventate il master di meditazione, come abbiamo già detto, dei privilegi, delle perfezioni della meditazione, questo vi aiuterà a risolvere i vostri problemi. Riuscirete a vedere le cose che succedono e vedere le cose chiaramente, prendere le decisioni giuste, come comportarvi. Ma la cosa più bella di questo corso, se voi utilizzate la meditazione, voi riuscite a controllare i vostri problemi. Voi riuscite a utilizzare la meditazione per finire le sofferenze e i vostri problemi. Questo è il motivo vero di quale parlavamo. Potete raggiungere quel stato quando voi vedete la realtà. Esattamente quella che state a viverla, di quella che siete a viverla. E in quel modo potete terminarla e cessarla per sempre. È veramente incredibile. Cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo fatto il nostro scopo, qual è lo scopo di meditare? Qual è la qualità della meditazione giusta? Abbiamo già parlato di 6 condizioni, come utilizzate la vostra mente, come la preparate la vostra mente e la vostra consapevolezza, come raccogliete tutte le cose buone, tutte le vibrazioni intorno. E togliete tutte le cose che non vi fanno fare. È molto importante togliere le cose intorno a voi. Noi vorremmo iniziare proprio la lezione. Questo è molto logico. Se voi cercate di meditare, per esempio, da qualche autostrada velocissima, non funzionerà benissimo per voi. Cos'è che funzionerà? Cos'è che serve? Cos'è che è necessario per far funzionare la meditazione? Per riuscirci, bisogna andare nel ritiro lungo. Sono bellissimi per ritiro. I ritiri lunghi sono bellissimi per ritiro. E io conosco molte persone che hanno raggiunto la shamatha anche nel mondo senza ritiro, lavorando, andando al lavoro. Loro hanno vissuto la vita pazza, frenetica. Noi ne parleremo cosa possiamo fare nel mondo reale, nelle sfere lavorative, per meditare bene. Noi ci siamo scordati a dire la motivazione all'inizio, diciamola subito, di 6 condizioni.
Mettetevi comodi, assicuratevi che la vostra schiena è dritta. Non abbiamo ancora detto della posizione, ma cercate di posizionarvi al più dritti che potete. Iniziamo con 10 respiri e espiri. Una causa, noi vogliamo assicurarvi che la vita vincerà sulla morte e la morte perderà dalla vita. Con profondi respiri della prana che si raccoglie nei nostri polmoni. Quella che è troppa, quella che è stroppia, la dobbiamo espirare. Now think about the person who you see E as your adesso pensate a qualcuno che nella vostra vita è il vostro maestro. Magari lo vedete come il maestro o qualche essere storico o qualcuno dalla religione, del sistema religioso. O qualcuno che vi ha insegnato di molte cose in questa vita, a qualcuno che vi ispirate, qualcuno che ha compassione, amore e pazienza. Immaginate che lui sta davanti a voi e questo maestro medita insieme a voi. Lui vi sente, sente il vostro, lo potete sentire il suo calore, il suo respiro. E adesso pensate alla vostra meditazione. Qual è la motivazione di questa lezione? Perché volete imparare a meditare? Cosa cambierà nella vostra vita se imparerete a meditare? E adesso pensate di qualche buona qualità che ha il vostro maestro, una qualità a quale ammirate. Potete immaginare anche qualcuno che poteva aiutare, che lui ha la saggezza, c'ha amore, c'ha compassione. Pensate a quella qualità che vi potrà aiutare ad arrivare alla vostra scopa, al vostro obiettivo, se voi imparerete a meditare. Quella qualità che sarà utile a voi per realizzare
la vostra meditazione. Feel the joy that you know somebody who possesses such a great Provate a quality. sentire la felicità che voi conoscete, qualche essere che ha questa qualità bellissima, queste qualità stupende. Even can imagine somebody who's known to be a great E mentor. immaginate qualcuno che è presente anche qua ed è grande meditatore, è Now grande he's praticante di spending meditazione. past 24 hours Adesso trying to pensate find the moment a ultime where he's 24 so ore, deep trovate quei to momenti give us quando voi his avete detto feeling. qualcosa, avete fatto qualcosa o That avete was very pensato helpful to qualcosa other people. che è Thank you so stato much. non utile per l'altri, o è stato Welcome. egoistico, o è stato con... E voi non siete orgogliosi di quello che avete fatto, detto o pensato? To imagine that you are telling your teacher about E this very immaginate simple che voi lo raccontate al thing, vostro maestro your girl that's di quel smiling. fatto, di quel pensiero. They E know. vedete che il maestro vi They smile. sorride, loro lo stanno già, conoscono They're happy that quello che you avete pensato, have been fatto, trying detto. to do. Loro sono felici che voi siete consapevoli che è stato un errore. Now think about something good that you E have done adesso in the last pensate a 24 qualcosa di hours. buono, qualche cosa della vostra virtù che avete fatto nelle ultime 24 Maybe you helped somebody. ore. Magari avete aiutato qualcuno, Maybe o avete detto qualche parola di you supporto. didn't. You didn't help Oppure voi somebody. non avete fatto You stopped yourself. voi avete fermato qualche pensiero che non era giusto e vi siete fermati. Don't make it as an make an offering out of it to your teacher. Fate l'offerta al vostro maestro di questo. Fatelo diventare come un'offerta, come un'azione di offerta. Now ask your teacher to E continue adesso to chiedete al teach you. vostro maestro di continuare a insegnarvi. Maybe you feel energy and you want Magari state provando this un'energia. E in your life. If you are ready, you can ask for that. voi volete Maybe you had portare some delle spiritual lezioni pesanti, experience avete pas da passare delle sfere and che compassion to be volete aware. aiuto dal vostro mondo, chiedetelo. Less Lui è judgments. saggio, volete creare l'ambiente intorno a voi saggio, senza troppe sofferenze e complicazioni. Ask your teacher to stay. Chiedete di rimanere il vostro maestro. Ask them to bless you, to improve Chiedete di benedirlo. capacities. Per migliorare le vostre capacità e approfondire la vostra coscienza e saggezza. Go back to your breathing.
Open your eyes. Ritornate al vostro respiro, aprite gli occhi. When I have done second Quando io ho last I did a fatto croissant. la seconda offerta, io ho capito che non ho fatto la To a new prima teacher, she offerta. need to offer something. Quando voi incontrate il vostro Can maestro, happen, right? bisogna fare la prima offerta. Però può The capitare. action you do after you do your La meditation, dedica so che dovete basically fare summoning dopo che avete fatto this la blessing meditazione, from the spiritual praticamente guidance. ha dei sette And you will ingredienti, memorize the seven ingredients so that è you can composta, e sei do them contemplari e meditation also. li volete Yeah, and completare. then Per farlo, durante la meditazione, you will be prima della parte principale, e magari I jump into the quando deep sea sarete più and I esperti, forget it as I do. Let's go e non sarete next slide. come io che sono passata da un all'altro, ricorderete tutti i passi. Adesso passiamo ai nostri slide. So, what are the six conditions Allora, that quali sono le sei for the condizioni meditation? raccolti insieme per fare la Six meditazione? preliminaries, it is when you set up Sono i to passi meditate preliminari. Sempre sei, non li confondete con passi preliminari, perché queste sono sei condizioni, sono condizioni fisiche, non è la stessa cosa. Questo fa la meditazione, è una bella differenza, come preparare il vostro ambiente fisico. Voi potete vedere la casa di qualcuno, di questa persona sull'immagine. Io utilizzo Johnny Brady, lui è un ottimo praticante di meditazione. Quando venite nella sua casa in Sedona, è una casa pulita, molto bella, ci sono dei quadri, ma pochi, non troppi. E lui non ha troppi oggetti, è molto pacifico il posto. John Brady e Connie, la sua moglie, loro parlano molto piano. John Brady and Connie John Brady e Connie very good sono dei meditatori molto bravi, esperti. Questo si vede dalla loro casa. È molto pulita, calma, tranquilla, serena. Silenziosa, così uguale a loro, come loro. Queste cose sono praticamente universali per tutti. La mia cabina del ritiro era ideale. Io non posso fare la stessa cosa qui dove mi trovo adesso, perché non ha lo stesso aspetto. Io avevo un minimo indispensabile di quello che mi serviva. Non avevo neanche troppi mobili, ci avevo lette e poi non c'era neanche spazio per altri mobili, sinceramente. E lì c'era un tappetino, era bello, silenzioso, tranquillo. Questo aiutava per la meditazione. Anche questo agevolava a preparare la mente per la meditazione. Noi questo possiamo creare anche nel mondo nostro interiore. John Brady ha raggiunto il livello elevato di meditazione abitato a New York. Di questo parleremo anche più tardi. Noi abbiamo cinque cose specifiche che ci devono stare per stare in un luogo favorevole per meditare. Vuoi parlarci tu di quelli? Sì? Io vedo su slide. Non era sicura che se noi vediamo slide insieme a lei. Ok, continuiamo a parlare, dice Bill. La prima, vi dovete trovare in un posto favorevole. Il luogo deve essere favorevole. Se non avete una camera,
Una cabina per ritiro, dovete creare qualcosa nella vostra camera, casa. Se avete una camera, a volte ci sono delle camere separate dedicate solo alla meditazione. Se voi non avete una camera separata per meditazione, la potete creare un angoletto o creare un altare, una posizione con cuscino per meditazione. Parti servono, non dovete avere, non è necessario avere la camera a parte, può essere anche un angolo. Sarebbe meglio se in quel posto non ci fossero molte persone che non camminano intorno a voi mentre voi meditate. Voi utilizzate questo angolo solo per meditare. È meglio se non è vicino al letto. Perché voi avrete sonno. Perché lo conosco questa cosa? Perché io l'ho fatta la stessa cosa. E mi veniva il sonno. E io ho capito dopo un paio d'anni che dopo un po' che meditavo mi veniva il sonno. Perché stavo vicino alla camera da letto, a letto. Se stavo in qualche altro posto, non mi addormentavo durante la meditazione. Allora, se c'è questo logo favorevole che ha cinque parti, è importante saperlo, conoscerlo, questi cinque parti, riconoscerli, prepararli. Fisicamente dovete avere tutto pronto, dovete avere il cibo cucinato, la temperatura deve essere giusta, la vostra mente si deve calmare. Se voi saprete che è tutto preparato, quando voi vi preparate per una volta a settimana per un ritiro, e cosa potete fare durante quel momento? Vi dovete assicurarvi che avete tutto a sufficienza, che può servire per comfort fisico. Quelli estivi, ogni volta gli portavano tutto. Era molto bello perché non dovevamo uscire né comprare niente perché ci portavano tutto. Avevamo tutto quello che ci poteva servire. Era molto comodo. Quando ti abitui a questo, diventavi calmo, tranquillo. Era un rituale, un'abitudine che sapevi che ti portavano tutto, di cui avevi bisogno. Quando noi non abbiamo quello che serve. Ci arrivano i pensieri, arrivano delle pubblicità in testa e quando voi vi togliete da queste informazioni, da questi problemi, dico fare la spesa, di temperatura, non ci sarà niente che stimola la vostra mente e non vi fa concentrare sulla pratica. La seconda, il posto deve essere un luogo sicuro. Io mi ricordo la prima volta quando ho sentito dei meditatori, ho pensato, wow, è così romantico, voi andate in una grotta. Ci sono dei tour in India dove voi potete andare a visitare delle grotte, dove i grandi meditatori hanno fatto dei grandi ritiri nelle grotte. Alcuni di loro sono anche molto belli, molto potenti come luoghi. Se voi cercherete di meditare in quei posti, non sono mai stata così romantica, ma c'è stato lì, dice Michael, e ha detto che in tutte quelle grotte ci abita già qualcuno, non sono vuote, ci sono dei abitanti, dei scarafaggi, dei lupi, dei serpenti, quindi non funzionerà. Il vostro posto dovrà essere sicuro, deve essere pulito, la temperatura deve essere giusta, ci deve essere la porta, quale potete chiudere per non far entrare nessuno dal mondo esterno. Sinceramente, questo era il mio problema durante il ritiro. Era molto caldo d'estate dentro la cabina dove facevo il ritiro e questo è diventato un problema per me. Se una volta proveremo a fare
Il ritiro di 3 anni è lungo, io lo cambierei questa condizione. Preparerei un condizionatore o qualcosa che mi può agevolare la temperatura della cabina per meditare, per mantenere la calma. C'erano più di 40 gradi e voi siete in quella cabina che il sudore cola dal vostro viso ed è stato difficile. Io so tante persone che soffrono di caldo, di calore. Io potevo fare meditazione la mattina o la sera quando il sole se ne andava, ma la gran parte di giornata era impossibile meditare. Il posto deve essere un luogo sicuro, è il terzo. Ci devono essere buone condizioni dove voi non vi, per escludere possibilità di ammalarvi, come quelli tipo India, dove potete prendere delle malattie. Vi può mozzicare qualche zanzara che vi porta malattie, o le persone che ci sono intorno a voi. C'è chi medita sulle isole, ma le isole non sono sicure, non sono tranquille. Voi potete ammalare su quelle isole. Dovete essere saggi sul luogo che scegliete. Io sto scherzando a proposito della India, perché noi andremo là a novembre. Andremo per un mese a fare degli insegnamenti del tibetano. Io non ho mai voluto andare in India perché non mi volevo ammalare. Come dire, dice, io amo il tibetano, ho incontrato Bill alle lezioni di tibetano, wow, e ho capito che lui era un bel praticante. Io gli ho proposto di andare insieme in India. La prima cosa che lui mi ha detto: no, mai in India. Io ero disperata, mi ha deluso sta cosa. E lui mi ha detto che non ha mai voluto andare in India. E dopo qualche anno, Geshe la Michael ha detto: devi andare in India. Ecco perché ridiamo ogni volta. Abbiamo tutte le vaccinazioni, tutte le medicinali, c'è una grande fila di vaccinazioni, dobbiamo essere preparati per andare in India. Ci sono delle grandi bolle, ci serve anche una grande bolla intorno a noi per proteggerci e l'aria condizionata. Ci dovremo portare sulle spalle per proteggerci dall'ambiente esterno. Per avere tutto il comfort, deve essere luogo sicuro, deve essere buone condizioni per non ammalarsi, non troppo caldo, non troppo freddo, di non avere distrazioni. Questo si chiama luogo favorevole. Questo è buffo quando traduci da qualche parola. Non sempre significa la stessa cosa. Luogo favorevole vuol dire non è troppo caldo, non è troppo freddo e non è troppo rumoroso. Per esempio, le spiagge. Parecchi mi piace fare meditare sulle spiagge. Molti piace, a noi piace stare sulle spiagge, però non meditare. Voi vi mettete seduti, c'è il sole sul vostro viso, ma ci sarà rumore. Poi ci saranno dei insetti che camminano, le persone Oh, Vivian. passeggiate o vanno a nuotare, o i bambini che giocano con la palla e vi tirano addosso. Noi ci siamo preparati per le nostre lezioni. Ah, per esempio, noi diciamo non una cosa, non meditate sulle spiagge. E lì dove noi stavamo seduti è capitato la palla dei bambini. Potrebbe essere romantico, potrebbe essere un campo di fiori, un posto tranquillo e sereno, e dove non ci sono animaletti, insetti, ma questo non funziona. Io non ho mai provato nella grotta, ma io ho provato nella spiaggia, o dei posti come campi, e sapete, capite subito che non è una buona idea. Ci sono troppe distrazioni. Deve essere comodo il luogo che scegliete. La prossima condizione
dell'ambiente, avere la quarta parte, la quarta dalle cinque. Buoni amici, noi descriviamo ancora il primo punto, il logo favorevole comunque. I buoni amici non è come sembra. Non è che l'amico deve essere come siamo. Non è quello che guarda il calcio con voi durante le partite a fine settimana. Loro fanno la vita morale, vi supportano, loro hanno i valori simili ai vostri, conoscono il vostro scopo, il vostro obiettivo. Dovrebbero sostenervi in ciò che state facendo e vi assicurano che non fallirete. La vostra consapevolezza è come lo specchio che attira tutto quello che è simile a voi. E voi, quando meditate, di solito nelle meditazioni individuali, quando meditate nei gruppi, questo può essere potente se ognuno che può essere un meditatore buono, ma basterebbe che una persona sia un po' troppo agitata, e questo si sente. C'è un'energia che intorno a voi, la sentirete, e questo vi potrà favorire la meditazione oppure rovinare la meditazione. Un altro commentario. Se voi meditate da tanto tempo, avete bisogno di buoni amici lo stesso. Sinceramente, vi servono anche i partner karmici per meditare. Tutto quello che voi sapete sul sistema dei semi, che i semi finiscono e in qualche momento voi capirete che siete occupati o siete pigri e voi non lo direte, io sono pigro. Voi direte che no, sono occupato, ma è la stessa cosa. Io ho occupato, io non ho tempo per meditare e voi finirete di fare, smetterete di fare, di meditare. Se voi non creerete semi per meditare, io conosco personalmente che il buon meditatore ha queste condizioni. Loro abitavano nei luoghi puliti, semplici, sicuri e fanno anche la vita in quel modo. E sarebbe proprio bello se riuscite a raggiungere questo e creare queste condizioni per poter meditare bene. E non è quello che si vende nell'Occidente, è quello che se voi riusciste a vivere in questo modo sarebbe una cosa efficace. E l'ultima parte dei loghi favorevoli, che cosa vuol dire un logo favorevole? È il senso di grazia. Portare la vita con moralità, vivere la vita, non uscire all'aperto, chiudere le finestre, non uscire al mondo esterno, rimanere in solitudine e rimanere senza radio, senza libri, non fare nulla. La vostra mente non potrà essere interrotta, sarete concentrati solo su meditazione. Io pensavo che era buffo avere la virtù e fare quello che dice Ina. Se voi avete abbastanza semi, voi riuscirete a trovare quei posti, vi troverete in quei posti favorevoli. Io vorrei dire la prossima cosa, dice Bill. Quando io sono uscito dal ritiro, io abitavo nel Chicago e dovevo ritornare al lavoro. E io ho scelto il lavoro del pilota del Detroit. Avevo delle difficoltà di mantenere i due posti della vita, dovevo andare avanti e indietro.
io ho iniziato la carriera da capo in quel momento. Io ho affittato la camera in una cantina, c'era un posto molto rumoroso, ho viaggiato tanto. Io potevo sentire che la mia concentrazione peggiorava e mi stancava, il mio lavoro mi stancava ancora di più. Io spesso lavoravo di notte e questo era molto faticoso. Io non riuscivo a combattere questo. Io sapevo come meditare, ma l'ambiente intorno non mi permetteva di farlo, non mi potevo concentrare, non potevo fermare le distrazioni interiori che avevo. La mia meditazione diventava sempre peggio e peggio. Una delle cose è come fare lo sport. Voi potete arrivare a qualche livello grande dello sport e dopo, se voi non vi allenate, le vostre condizioni peggiorano. Perdete la vostra esperienza. Dipende tutto da quanti anni vi esercitate. Stessa cosa succede anche con la meditazione. Quando imparerete a meditare, riuscirete più facilmente a ritornare a meditare se vi fermate. Più pratica c'è, meglio è. La seconda, prossimo slide, a proposito, Tun Pei Yul, armonia del luogo. È in tibetano, è prima cosa di stare in un luogo favorevole. Chun Pei Yul. La seconda, Dupa Nyung Chung Va. Poche esigenze. La consapevolezza di non aver bisogno di molto per sentirsi rilassati, non dover aver bisogno intorno a voi tante cose. Quello che è semplicità, non avere troppe cose, come sull'immagine che ci sono troppe. Questo è qualcosa che bisogna combattere e far entrare nella nostra mentalità. Mi ricordo che quando sono uscito dal ritiro, dicevo, io volevo andare nel negozio dell'alimentare perché mi piaceva cucinare e io ero contento che io andrò al supermercato e comprerò tutto quello che voglio. Ma c'è stata una differenza. C'è stata una grande differenza di quello che ci avevo io nel ritiro. Veramente nel ritiro ci portavano tutto quello che volevamo. Rob e altri volontari ci portavano, erano dei nostri eroi di quello che facevano per 3 anni. Praticamente non hanno mai saltato quello che abbiamo chiesto. Noi aspettavamo un giorno per avere quello che abbiamo richiesto. Se si scordava qualcosa, ci volevano 2 settimane o anche un mese per far arrivare i prodotti alimentari. Quando ti scordi di prendere qualcosa in un supermercato vicino a casa, tu puoi comprarlo quello che ti serve in qualsiasi momento, ti puoi abituare. Si può convivere con questo. All'inizio hai un po' di panico perché non ce l'hai tutto subito, devi abituarti ad aspettare. Noi ucraini amiamo Grechka e noi avevamo molta questa Grechka e ognuno aveva un grande numero, una grande quantità di Grechka. Se c'è qualche problema, io andrò a comprare la Grechka, dicevano ucraini. Noi riusciremo a sopravvivere se avremo 10 kg di Grechka. Buffo, ogni nazione ha qualcosa. Tipo i giapponesi, loro hanno il riso, hanno l'ordine. Tutto andrà bene se voi avete. Loro sono maniaci dell'ordine, anche per americani, formaggi, burger. Ogni nazione ha cose proprie. Forse anche i legumi per me, io ne avrei raccolti. Tu tuttora raccogli tutto qui. Riso e anche legame. Lui può comprare 10 barattoli in
legù e anche di riso. Ah, to bello, io pensavo adesso andrò in un supermercato. Sì, voglio comprare quello che mi ho delle voglie. Ma prima di entrare in questo supermercato, lì c'era un grande negozio e io ero stupito. Non me lo aspettavo. Lì c'era più di 100.000 diversi tipi di alimentari e dei prodotti. Ho fatto fatica a scegliere. Io non capivo come ci siamo abituati a questo. Noi sapevamo precisamente cosa volevamo, dove si trovava, dove cercarlo, dove trovarlo. Se voi sapete che il cibo si trova nel supermercato, voi avete un limite della vostra mente che non state a pensare da dove arriva nel negozio. Io volevo allora il formaggio. Io sono rimasto fermo davanti al formaggio per scegliere. Io sono andato dritto subito al reparto di formaggi. È una grande città e lì ho visto delle mensole di 10 metri piena di diversi tipi di formaggio, circa 10 metri. Illimitata quantità di formaggi. Io penso che c'erano 1.000 tipi di formaggi. Io li ho guardati, ho detto, Dio, cosa farò io con questo? 30 tipi di formaggio blu e nessuno può distinguere quel formaggio, il gusto di quel formaggio, come se per qualcuno c'è differenza. Io ho preso il primo formaggio che ho visto e sono scappato via perché per me erano troppi, troppa scelta. La testa era ripiena di quei formaggi, che il spazio della mia testa si è riempito di formaggi. Avete 10 metri di mensole di formaggi. E voi non potete pensare più di nient'altro. E noi tutti abbiamo questo. Quando voi vi potete liberare di quei formaggi nella vostra testa, voi potrete iniziare a pensare alle cose vostre. Questo realmente sembra una barzelletta, ma è la verità della vita. Lui voleva uscire dal ritiro di 3 anni per finalmente comprare questo formaggio. È molto chiara sta cosa. E poi è rimasto deluso. Ok, non vi preoccupate. Let me do one thing you will understand what is how it can relate to your Io personal life. proverò a fare qualcosa a farvi capire come questo è collegato con la vostra vita personale. Provate a chiudere gli occhi, non in posizione della meditazione. Provate solo a pensare quanti paia di scarpe avete nel vostro armadio. Pensate solo, specialmente le femmine, pensate quanti paia di scarpe ci avete, quante camicette avete. I vostri vestiti per Bill, i pantaloncini, c'è una grande quantità di pantaloncini. Io non lo so quanti scarpe ho, ma credo circa 100 o 50. Aprite i vostri occhi e adesso ogni singolo paio delle vostre scarpe riempiono il vostro spazio mentale. Questa è la verità. Purtroppo, questo non è così facile interrompere questa tendenza. Io conosco questa cosa da molti anni. Per me non è una cosa nuova, perché io comunico nelle reti sociali, io devo essere presentabile, io ho la tendenza di comprare perché so che sono vista dall'altri e saranno attenti a guardarmi. E io devo avere una
Ma devo migliorare e cercare di trovare qualcosa di utile veramente che mi serve nella mia vita e che realmente utilizzerò invece di riempire senza prendere le cose inutili. Serve nella vostra casa, nel vostro appartamento, i vestiti, scarpe. Ci sono tante cose inutili, sono tutte distrazioni per noi. A volte siamo collegati con delle persone che non sono favorevoli. Noi non siamo contenti di stare vicino, noi non facciamo vicino a loro e non riusciamo a fare niente di buono con loro. Passiamo il nostro tempo prezioso con loro. Magari questo è il vostro. Se vi serve qualcosa che può aiutare all'altri, vi serve la casa, dovete essere professionale, dovete avere la macchina, tutto questo ok, va bene, ma è tutto extra, tutto lo stroppo, il troppo della nostra vita. Nell'America è molto attuale questa cosa. E come per americani? Io non compro, io non sono come americano classico. Queste spese non mi fanno particolarmente felice, tutte queste cose vi mantengono nel mondo e vi trattengono da raggiungere la felicità vera e non vi dà la possibilità di arrivare alla felicità, per arrivare alle cose vere nella vita e la consapevolezza della vacuità. Ed uscirne finalmente dal samsara, invece di vivere, sopravvivere questa felicità temporale nelle spese, nei vestiti. Questo viene e va, ma il vostro conto sempre diminuisce perché usate le vostre spese. Questa è una barzelletta americana. Cercate di vivere una vita semplice, questo vi farà sentire felice. Nel ritiro questa è una cosa molto bella. Vi calma tantissimo e vi dà la pace, vi do la pace. Noi abbiamo una domanda. Basterebbe avere il logo per la meditazione pulito, di avere la casa pulita solo dove fai meditazione e le tue cose personali o anche quella della famiglia e di tutti i membri della famiglia? No, cercate di avere le vostre pretese. Se questo arriverà al conflitto con altri membri della famiglia, no, questo serve solo a voi. Fate quello che potete. C'è la causa della sporcizia, del disordine karmico. Qual è la causa karmica? Perché altri vi occupano la vostra vita? Dipende da come voi lo percepite. Questa è una bella domanda. Cosa fare con altre persone che non tengono ordine e pulito? Voi dovete lavorare con causa ed cause e condizioni. E voi sarete solo irritanti per altri perché vorrete che diventino come voi. Ci sarà qualcosa che potrà funzionare o no, ma la cosa radicale è perché non ci sono abbastanza semi. Io ho la domanda, la risposta. Se voi vedete altre persone che vi danno fastidio, vanno nei vostri luoghi e avete delle emozioni, vi fanno venire delle emozioni, è perché li avete creati voi. Se voi sentite che non vi piace, se non siete contenti, vuol dire che questi sono i semi dei flirt. Voi siete stati non puri voi avete tradito forse? Oppure se sentite che i vostri confini sono stati interrotti, se qualcuno li
staff. Voi non So siete stati attenti con i confini con delle altre persone. Dipende come la vostra reazione. Se è un rumore solo o avete sentito qualcuno. Noi siamo stati molto di fretta. Noi dovevamo fare la pubblicità del sanscrito, della Torre Sanzan, perché cerchiamo di raccogliere. Eravamo molto svegli per prepararci a questa lezione. E io cercavo di prendere questo come un rumore nella testa e volevo interromperlo. Può darsi io faccio qualcosa anche per altre persone e magari per loro è un rumore mentale quello che faccio io. Io non posso pensare che il mio rumore può essere quello giusto e quello loro e quello sbagliato. E così diventa spesso. Provate a pensare a causa, la primaria causa. Il tipo di problema avete, la causa principale deve essere simile. Lo dovete analizzare anche da soli, questa è una buona domanda stata. La prossima, Jokshepa. Questo è collegato con prima, che se Michael dice. Quando Dupash Jokshepa, siate felici di ciò che avete. Non è abbastanza avere poche cose. Se la vostra mente pensa, a me serve questo, quell'altro, qualcosa che non mi manca. Questo non vi aiuterà. Accontentatevi. Quello che io ho pensato a questo punto, che mi turbava per tantissimi anni, perché è molto difficile nella vita quotidiana sentire, che hai abbastanza. Hai abbastanza. Questa è una condizione che cerchi sempre di più. Una volta ho sentito, io abitavo in Francia e quando ho preso il volo in Arizona, quando voi incontrate il vostro maestro realmente, molte cose succedono e a volte escono e maturano dei semi molto forti e potenti. Questo è giusto perché sono cose che devono succedere, ma li percepisci in un modo molto brutto. E appena succede, hai la reazione magari anche brutta. Io ho perso il lavoro, ricordo che non avevo neanche tanti soldi. Io facevo dei dibattiti con me stessa. Cosa è giusto? Devo andare alla riunione della scuola del ballo del mio figlio perché non avevo abbastanza soldi. Io avevo 2 euro. Io posso tornare? Io mi dovevo domandare se ho tempo per ritornare perché avevo solo 2 euro per biglietto del pullman. Erano tempi duri. Avevo anche io tanta gречка, ma dopo è finito tutto bene. Io non avevo i soldi, io ero nel paese che non conoscevo, non avevo lavoro. Il mio figlio era un grande danzatore e gli servivano un paio di 1.000 euro al mese per la sua carriera del danzatore, ballerino. Aveva delle gare a quali partecipava. E io dovevo pagare tutto, io mi ricordo. Io ero in quello stato, oddio, cosa posso fare? E nel sanscrito c'è un detto Santosha. Oh, Santosha, io mi ricordo che pensavo a questo. E questo significa quando tu non hai niente e tu puoi ancora pensare, avere la soddisfazione di cose che avevi e io ci ho provato.
veramente d'estate nella città Lyon, il paese più, la città più bella della Francia. Io ho il cibo, non sono affamata. Ok, non ho lavoro, non devo andare al lavoro, una bella cosa. Alle 4 del mattino dovevo svegliarmi per andare in Parigi la settimana. Io avrò una forma fisica migliore, potrò dormire tanto. Io ho il mio corpo che si sente bene e tutto sembra giusto e buono. Praticamente io non ho problemi. Io non ho cose che servono, ma mi sento come Santoscia. Questa è una delle condizioni per essere un essere vivente, è essere insoddisfatto, indipendentemente da quello che ricevete. Vorrete sempre di più, vorrete sempre qualcosa e non sarete mai soddisfatti. Questa è la natura dell'umano ed è universale e non c'è lo scopo. Non c'è quel punto quando può finire e terminare questo, e sarete sempre a combattere questo e soffrire per questo. Io guardavo Netflix, dice Bill. Io non guardo molto la TV, però Netflix mi piaceva. È successo qualcosa dalla sera. Loro avevano un show di Formula 1, dei corritori delle auto veloci. Loro erano un Grand Prix di Monaco e hanno fatto vedere un palcoscenico dove c'erano milionari, avevano le loro barche e yacht di 20 metri, delle navette che costano moltissimi milioni di dollari. E loro, stavano vicino ai dei miliardari. Erano 50, ah sì, parcheggiavano vicino uno all'altro e facevano la gara chi ce l'aveva la barca più lunga, 50 metri, 10 metri. E tutte queste barche che costavano milioni di dollari. E se c'era qualcuno che l'ha pagato una barca più piccola, diceva: io sono piccolo, io sono infelice, vorrei quella barca che costa 5 milioni di dollari. E io li vedevo. Pensare come raggiungere ad avere quei 5 mila milioni di dollari per una barca. Dovete anche essere consapevoli che state sprecando la vostra vita per raggiungere qualcosa e siete sempre insoddisfatti di quello che avete. Dovete combattere questo stato della mente vostra e cercate di utilizzarlo nella vostra meditazione. Provate a lasciarsi. Cercate di non preoccuparvi più, lasciate andare tutto e accontentatevi, non pensate di aver bisogno di qualcosa di diverso. Astenetevi di fare un gran numero di attività, fate solo il minimo indispensabile. Grazie ai volontari che hanno creato questi slide. Io mi ricordo che è stato molto doloroso per me questo, perché io ero come questo ragazzo sulla foto. Quando lavoravo nella farmaceutica organizzazione, loro non pagano che voi state seduti e non fate niente, dovete essere occupati. Se lavorate per loro sarete occupati sempre. Mi ricordo quei sticker che avevo due desktop, due tabelle dove li appendevo. E c'era tutto il bordo che era ripieno, non c'era più spazio. Il contorno del computer e anche del mio tablet era tutto completo. Era un libro di sticker. Io capivo che c'è qualcosa che non funziona, che non funzionava nel modo giusto. Loro riempivano la mia mente. Io ancora ho l'abitudine di scrivere su fogli. Bill è molto organizzato con la sua. Lui scrive e appunti e poi li butta via. Invece io devo ancora crescere in questo. Ogni cosa che voi fate è un rumore mentale.
Magari voi volete fare solo le cose utili nella vostra vita. Dal punto positivo, dal punto di vista positivo, nel 2017 Geshe Michael è arrivato al Kyiv e io ho sentito come lui spiegava la natura della realtà. Nel 2015 io mi sono trasferita in Francia. E quando mi sono trasferita è stata una cosa molto grande per me, perché io ho perso la connessione, avevo delle conoscenze molto importanti a Kiev. Io lavoravo dove dovevo conoscere 9 persone, 109 persone ogni settimana. Io viaggiavo su tutte le regioni di Ucraina. Io a volte non tornavo neanche a casa a Kiev. Volavo a Kiev, a Lvov, andavo con taxi nel Frankfurt. Io andavo a Chernivtsi con taxi e poi volavo a Kiev. Ero sempre a viaggiare in Ucraina. Avevo un grande, ampio conoscenze. Quando mi sono trasferita in Francia, invece, è stato un vacuum per me, un vuoto. Per prima volta io ho capito che le mie meditazioni sono buone, anche se avevo stress di immigrare in un altro paese. Ho capito che avevo una buona meditazione perché non avevo distrazioni. Troppe persone intorno a me. Quando sono ritornata a Kiev, io mi incontravo con le persone, dopo lavoro, uscivamo a cena, aperitivo. In Francia non ce l'avevo distrazioni. I francesi non sono molto preoccupati a essere molto occupati nella vita come americani. Americani, se sei occupato, sei importante. Sei di successo, sei sempre occupata. Tu non vuoi ammettere che hai il tempo libero nel calendario. Oh no, io sono sempre tutto occupato, tutto bloccato ogni giorno della settimana. È un problema. Voi non dovete essere così occupati. Se voi avete piccoli bambini, sì, siete occupati. È chiaro, è normale. È accettabile, ma in quel momento che il vostro lavoro è servire i vostri bambini, e questa è la vostra pratica spirituale, ma se non è questa situazione dei bambini, voi non potete essere sempre così occupati, non dovete occuparvi. La cosa peggiore che noi ci occupiamo è il telefono, purtroppo è il telefono. Sì, io devo raggiungere lo scopo di vedere nel telefono le foto, leggere gli articoli, giocare ai giochi. Io e Inna ci siamo adattati a questo programma. Questa è l'idea di Geshe Michael. Cosa facciamo? Vedete una borsa dove noi mettiamo tutti i nostri computer, telefoni, ci sono diverse tasche, i reparti per ogni cosa. Questa borsa viene con il club della buonanotte, il programma di Torre di Sonzan. Se voi non siete ancora registrati a quel programma, ve lo consiglio tantissimo, a questo progetto, perché se vi iscrivete per 30 euro al mese, voi riuscirete ad avere anche voi questo regalo. Non dovete, è una donazione. Potete anche iscrivermi per le somme più piccole. C'è anche la chiusura. Provate a fare questa pratica per un giorno e vedrete che voi siete il dipendente del telefono. Quello che facciamo di sera, vedrete che io sono tornato ieri sera alle 2 di notte e io mi sono seduto
dal gadget, con gadget in mano. E io gli dovevo portare via il computer dalle mani. Alle 10 di sera togliamo i computer, li mettiamo tutti dentro e li chiudiamo con questo. C'è anche timer su questa chiusura. E quella chiusura non si aprirà prima delle 8 del mattino se avete impostato timer per le 8. E voi capite che appena voi mettete via il telefono, avete una leggerezza che vi rilassa. È come se vi liberate di qualcosa e non siete più occupati, non dovete servire al telefono. Non servite più il vostro telefono. Dopo un'ora arriva la calma e vi addormentate molto meglio, dormite meglio di notte. Cosa succede dopo? Voi andate nel letto, prendete il libro, per esempio questo è come l'ultimo dei nostri libri, tutti i tipi di karma, l'ultimo che ha tradotto Geshe-la con i suoi allievi, anche io ce l'ho una versione in ucraino, da qualche parte. Noi leggiamo, noi ci addormentiamo e la mattina, ecco il libro in ucraino, la versione ucraina. Io sono molto orgogliosa di questo, è molto di grande qualità questo libro. Io ero molto preoccupata che sarà un po' giallina il libro. E invece è un libro che è molto piacevole toccarlo e leggerlo. La seconda cosa che voi dovete, prima di toccare il vostro telefono, voi dovete fare la meditazione. Io penso che questa è una pratica molto bella e forte. Così vi svegliate, se vi svegliate di notte. E voi, la prima cosa che fate è prendete il telefono in mano e fate qualcosa che distrae la vostra mente nel vostro telefono. Ci sono troppe distrazioni. A posto di questo, voi vi mettete a leggere e riuscirete a riaddormentarvi prima. Purtroppo voi quei libri non riuscite a leggere più di 10 minuti perché vi viene sonno. A proposito, dagli ultimi tempi ho letto molto di più che facevo prima. Potete fare questa pratica durante qualche mese. Io prima mi svegliavo alle 3 di notte e non riuscivo più a dormire. Invece adesso dormo tutta la notte. È un ottimo programma essere occupato. Il vostro telefono vi rende occupati. E questo non vi aiuta. Io mi ricordo che Geshe Malkin diceva che ci vorrà un po' di tempo capire. Lui ha detto che magari vorrete che vi paghino anche di meno al lavoro, ma avrete la capacità di poter meditare. Ma lui ha aggiunto anche che se voi meditate riuscirete a prendere ancora di più e guadagnerete di più. Le persone dicono: io sono troppo occupata. Io non posso fare yoga perché non sono flessibile, ma le persone flessibili non devono fare yoga. Voi diventate flessibile perché quando voi meditate, il vostro tempo, il vostro lavoro e quello che fate sarà più produttivo, sarà più efficace. Di solito le persone semplici perdono il suo tempo, la metà del suo tempo. Per 8 ore di lavoro che stanno davanti al computer non lavorano esattamente 8 ore. Il mio figlio lavora in ospedale e fa degli esperimenti e lui sta sempre su Instagram. Sì, dice, io metà del mio tempo passo su Instagram. Io sto al lavoro e sto su reti sociali. Questo lo fanno un po' tutti, è una cosa, ma non è produttivo questo, non è efficace. Se voi riuscirete a focalizzarvi in meditazione, riuscirete a essere più focalizzato anche nel vostro lavoro. Se voi non avete tempo per meditare, la meditazione vi darà la possibilità di lavorare al 100%.
o anche al 200%, anche quando voi lavorerete, anche quel momento che voi non lavorerete, sarete molto più efficaci e produttivi e riuscirete ad avere le giornate più complete. Quando la vostra mente è persa, cerca di smettere di essere occupati. Quanto tempo abbiamo ancora? 15 minuti o 50? Non ho capito bene. Penso 15, ok. Il quinto, la quinta fase, moralità pura, avere la vita etica pura. Io vorrei aggiungere al proposito quello che serve per l'Ucraina. Se voi siete in Ucraina e non volete essere nel pericolo per le sirene che suonano, non dovete farlo. Lo dovete mettere da qualche parte dove voi non toccate il telefono, non guardate Instagram, non passate il tempo su Instagram, anche 2 metri più lontano dal vostro letto. Io capisco bene, ci sono le sirene aeree che suonano e che arrivano sul vostro telefono, vi avvertono dei pericoli. L'idea è quella di non distrarvi. Noi non vogliamo distrarvi dalle cose importanti, noi vogliamo aiutarvi a di non utilizzare la vostra mente per cose poco efficaci del telefono. Potete trovare dei modi. Se vi serve il telefono per sentire i segnali di pericolo, mettere solo da parte. Vi dovete mettere d'accordo con voi stessi. Se io lo metto su questo tavolo, io non lo tocco. Solo se sento il rumore della sirena aerea e della sicurezza mia. Questo è molto importante, mantenere la vita etica giusta. Se avete problemi etici, voi non riuscirete a meditare, perché avrete sempre il pensiero di non aver fatto qualcosa. Se voi pagate a una porno star adesso, e voi siete una persona molto famosa e la dovete nascondere dal popolo, e poi dovete anche nascondere i vostri pagamenti a quella porno star. E quando vi accusano di questo, e dopo vi danno anche, fanno il processo in tribunale per questo, come ha fatto il Trump. Questo è un problema etico, perché sarà una cosa che interromperà. Sì, io parlo adesso di un nostro politico, dice Bill. Questo è anche in tanti altri sfere della vita. Per esempio, se c'è molto rumore, quando urlate troppo, quando c'è troppa influenza di qualcosa. E si trasmetterà tutto negativo, tutta questa atmosfera negativa si distribuirà anche nella vostra meditazione. Se non avete rapporti con il vostro partner o avete problemi nel vostro business, se avete qualcuno che ha rubato, voi non li potete spegnere queste cose quando vi mettete in meditazione, perché la vostra mente viaggia. Voi dovete essere felici. Voi dovete funzionare efficacemente. There is a very important point that the true reason of true cause of meditation, right, is to maintain your 10 ethical principles. At a very high level, right, to get rid of the mental afflictions, ultimately. So, and I was taught meditation Da first che as ragazzi, ecco, hanno insegnato la meditazione nel 2017, penso. È buffo perché il Geshe Michael ci ha chiesto
di fare il nostro programma e la lista di cose che, dei sei condizioni, di sei ingredienti. Lui voleva vedere le sei condizioni della vostra logo favorevole. E quando voi troverete la posa di 8 punti, le soluzioni e i problemi della meditazione. E lui sapete che ha detto dopo? Se voi non create semi, questo non funzionerà. Qualsiasi cosa avete scritto nel vostro programma non funzionerà. È molto semplice perché voi avete semi della meditazione. Ecco perché voi siete qua. Ecco perché vi trovate qua. È l'idea principale che avete una vita molto morale. Quando voi incontrate un'altra persona, per esempio, all'inizio potrebbe essere o calmo o stressato, felice. E come potete influenzare quella persona? Loro possono rimanere più calmi insieme a voi o aumenta il loro stress. Ecco, questi sono i semi per la vostra meditazione e per logo favorevole. Io penso che ognuno ha sentito di 10 principi etici, ma quello più grande è ammazzare non essere sincero nei rapporti amorevoli, parlare male, la rabbia, rubare, non giusta visione del mondo, non capire da dove provengono le cose, non consapevolezza di quello che si crea, e i problemi che avete, le sofferenze che avete, e li dovete risolvere queste cose. E dalle altre parti, se voi mantenete 10 principi e vivete moralmente, diminuiscono i vostri problemi, la vostra vita diventerà più felice, più calma e senza problemi. E voi riuscirete a meditare. È molto interessante anche quando Geshe Michael discuteva dei 10 principi etici e come questo influisce sulla meditazione e raccontava che era molto importante. Però nel suo monastero c'era un meditatore, un praticante che meditava da sdraiato e questo era molto insolito. Lui perdeva tutta l'idea di queste cose. Io non ho sentito questa storia. Io non raccomando questa cosa, perché quando noi meditiamo da sdraiato, noi ci possiamo addormentare subito. Questo influisce troppo, come l'energia gira nel vostro corpo, come si muove nel vostro corpo. Non penso che questo funziona. Se voi siete in posizione verticale o orizzontale, cambia l'energia nel corpo, si attivano i semi del sonno e la meditazione che porta alla calma ti porta a dormire e tu sarai un meditatore di 1 minuto e dopo crolli nel sonno. Non lo so, io non lo potrei fare così. Questo è possibile, però le liste di quale stiamo parlando sono molto importanti. A proposito, è una discussione molto importante da dire. Cosa sarà utile per la vostra meditazione? Sperimentare. Dovrete sperimentare con queste liste. Se ci sarà qualche persona che potrà essere un meditatore perfetto e riusciva a farlo anche da sdraiato, aveva qualche problema forse con la schiena e riusciva a non dormire, magari qualcosa sarà molto importante.
qualcosa di questi 7 punti sarà più importante, qualcosa sarà meno importante. Bill è molto sensibile al rumore e io no. A me il rumore non mi distrae. Io ho bisogno, devo essere non stressata, devo essere calma. Quando ho dei problemi e ho i pensieri che vanno a mille. Andiamo all'ultimo adesso. Nantok Palma. Finzione, pensiero sbagliato o negare. Si riferisce ai sentimenti. Rinunciate ai desideri sessuali. Noi abbiamo già parlato tanto di questo. Noi possiamo sentire rumori, sentire odori o profumi. Questo non significa che voi non potete concentrarvi o non potete uscire a cena o al cinema. Questo è più una cosa su. La domanda è quanto ne avete di questo nella vostra vita? Voi vivete la vostra vita dedicando a questo desiderio o vi focalizzate più sulla meditazione? Se la vostra vita mantiene questa moralità e la capacità di meditare, staccatevi dalle sensazioni a livello sottile. Non dovete stare in una grotta, no, e pensare io qui che soffro e salvo il mondo. No, non è così. Questo è quello che ci aspettiamo. Voi imparate a meditare, voi arrivate al shamatha, e dopodiché cessate tutti i vostri problemi. Dopo che vedrete la vacuità direttamente, parleremo più tardi di questo. Voi cercate di capire quello che succede veramente nella vostra vita. E questo, voi riuscite a essere più efficace per essere più felice. Non è da negare, negazione di se stesso. È una visualizzazione di un livello superiore di felicità, che si distingue da quelle persone che escono fuori e sono in party e ballano. Perché meditazione è un processo interiore. Ed ecco perché quando voi ascoltate la musica, e qualcuno parla sempre con voi. Questa non è meditazione. Questo è una cosa generica e non giusta visione. Persone cercano musica per meditare, questo fa ridere. È esattamente quello sbagliato, che voi non riuscirete a meditare se voi ascoltate la musica. È come facilitare il noto, ma non aiuta a notare. Meditazione è un processo interiore di ogni persona. Con tempo voi riuscirete a togliere, tagliare questa cosa. Tutti i sentimenti li dovete tagliare e non avrete bisogno di queste distrazioni. Potrete allontanarvi da queste distrazioni e così la vostra meditazione diventerà più profonda. Cosa significa questo? Zinkin Zin significa. Io mi ricordo di questo quando ero piccola, ero molto attirata dal mio gioco, dal mio libro. La mamma mi chiamava, ma io non la sentivo. E non perché lei non mi chiamava, ma io ero talmente attirata e focalizzata sulla mia lezione, sul gioco, io sinceramente non la sentivo proprio. Quando la stessa cosa succede nel meditare, se voi sarete concentrati, sarete anche nel McDonald's e ci saranno le patatine fritte che profumano davanti al vostro naso, ma non vi distraerà. Niente, perché voi sarete in una profonda meditazione quando sarete un esperto in meditazione.
perché la meditazione va all'interno della vostra consapevolezza, della vostra mente. Ecco perché dobbiamo eliminare questi sentimenti e questi sensi. Quando voi ascoltate musica, è tutto quello, voi vi focalizzate solo sulla musica e non potete pensare sulle altre cose. Voi sentite la musica e la capite più che meditazione, musica invece di meditazione. Diventate più creativi perché la vostra mente è focalizzata sulla musica. Voi potete andare dal 20 maggio in America. Mi è successo dopo il ritiro. Io sono entrato in benzinaio e lì c'era la musica. Voi pagate al vostro diesel e sentite la musica. A me serve la musica quando io pago la benzina. Ci sono tanti prodotti, ci sono tante patatine, caramelle, tutto quello che serve per distrarvi. C'è anche la TV e ci sono altri canali che vi fanno vedere. E voi li guardate e dite, oddio, loro cercano di chiudere la mente. Dalle altre cose, è riempire la testa con cose esteriori per farvi comprare dentro, e questo non è molto bello. Questo può essere bello se voi vi focalizzate su una cosa. Se voi ascoltate sinfonia e non vi distraete per nient'altro, è prendere soddisfazione di sinfonia, ma è molto bello entrare e avere le distrazioni che tolgono la vostra mente e distrae. Ecco perché tocca evitare questi oggetti che vi distraggono. E l'ultima cosa, non vi preoccupate, tutto quello che può rovinare la vostra meditazione e vi porta alla depressione, non pensate ad altre cose, ad altre persone. Voi sapete dove voi state andando e non sprecate il vostro tempo a pensare alle cose ingiuste. Non focalizzatevi sulle vostre afflizioni mentali. Le persone spesso iniziano a pensare alle afflizioni in meditazione, ma è sbagliato. Come ho raggiunto tutto questo? Io a 27 anni ho raggiunto il dottorato e dopo ho iniziato psicoterapia, il disegno e tutte le altre cose. Come ho raggiunto tutto questo? Io ho un po' di problemi con la rabbia e questo. Io non sono un esempio del meditatore molto esemplare. E invece Geshe la sì, perché quello che lui ha fatto con la sua vita è 100 persone che si dividere per 100 persone sarebbe anche troppo. Noi abbiamo solo 2 minuti, passiamo alla prossima lezione. Io vorrei rispettare il loro tempo, io non voglio prendere il loro tempo. Io ho altre 3 domande e sono molto facili. Li possiamo dire tra mezz'ora faremo la prossima lezione e li risponderemo a Giulia. Fascina di idea. Ci vediamo alla prossima lezione. A fra poco.